Questa mattina siamo venuti di nuovo a Capitello, nel villaggio Ippocampo. Ancora problemi, l'ultima mareggiata, quella del 14 dicembre, ha finito per rompere la fognatura che adesso si trova a cielo aperto ed è un mese che è in queste condizioni. Il villaggio a due passi dal mare continua a soffrire dei gravi effetti dell'erosione ed ora il rischio è anche ambientale. Come si vede dalle immagini, lo squarcio nella fognatura fa defluire lo scarico direttamente nelle acque sottostanti. Quello che vedete fuoriuscire dal tubo è l'acqua di un ruscelletto che è incanalata nella fognatura, ma questa è una perfetta simulazione di ciò che accadrebbe qualora anche i reflui dovessero passare per lo scarico. Al momento nel villaggio non ci vive nessuno, tranne una coppia di origini straniere che ha qui la propria residenza principale e che sta cercando di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente per rispetto del mare. Ha noleggiato infatti un bagno chimico per un costo di 300 euro al mese e per lavarsi usa prodotti bio. Tutte le cose di bio che può lavare le mani e le piatti può non fare una cosa male del mare. La fogna è totalmente caduta, è totalmente scavata con la mare. Quando c'è la tempesta con la mare, la fogna è esplosa, in esplosione. E abbiamo perduto 20 metri di terreno. Come state vivendo con il mare così vicino? Non è pericoloso, pericoloso, sì che abbiamo una buona protezione con l'ha fatto personalmente, ma altrimenti è difficile, sì che la mare viene dalle finestre della casa. La situazione è insostenibile, soprattutto se si pensa che in estate il villaggio torna ad essere pieno di vacanzieri e il problema va dunque risolto in fretta. Venerdì scorso si è tenuto un incontro tra il sindaco di Spani, i tecnici del comune e l'amministratore del condominio assieme all'ingegnere nominato dal villaggio. La soluzione individuata è quella di effettuare dei lavori per spostare la fognatura. Al momento questa allaccia assieme a quella di altre attività ricettive dell'area a Villa Mare, ma il condominio sta valutando in accordo con l'amministrazione di Spani di portarla in opposta direzione per operare la congiunzione con quella comunale a Torre Normanna. I lavori sono a carico dei privati, ma i costi non sono da poco e ci sono valutazioni in corso. Sul fronte dell'erosione invece il condominio spera in un intervento del comune di Spani a protezione delle villette. L'ente ha chiesto il riconoscimento di calamità naturale, ma i privati sono preoccupati. Vorremmo la somma urgenza, ha detto l'ingegnere nominata dal villaggio a Francesca Sarno. Siamo senza protezione e non possiamo permetterci tempi lunghi. Stiamo valutando una serie di interventi, ha detto il sindaco Franco Giudice, tra cui anche la realizzazione di una scogliera a protezione del villaggio e della strada. Sulla fognatura, che stiamo monitorando, sono necessari interventi immediati o sarò costretto per l'estate a chiudere il villaggio.